aziende hanno sempre affittato l'attenzione dei clienti o dei potenziali clienti acquistandola da coloro che riuscivano in qualche modo a catalizzarla. L'acquisto, per esempio, di spazi espositivi nelle fiere o di pubblicità sulle riviste stampate in forma cartacea è proprio una forma di affitto dell'attenzione del cliente finale. Oggi internet suggerisce disintermediazioni in questo senso. Quindi tutti vogliono iniziare un dialogo con il consumatore finale e vogliono farlo attraverso l'uso di internet. Quindi la corsa per accaparrarsi l'attenzione dei clienti è partita. In questo affollamento, però, in questa corsa affollata, però, è necessario ragionare sui bisogni che ha il consumatore più che sul proprio prodotto. Buon lavoro! La 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 la.